Signore e signori, buonasera e benvenuti alla Tenso Struttura di Valmontone, seconda giornata del girone di ritorno della Serie B, girone D. Si affrontano nello scontro salvezza la Fire Virtus Valmontone e la Geofarma Mola di Bari, due squadre che vengono da una settimana un pochino travagliata per via delle ultime prestazioni. La Geofarma sconfitta in casa dal Bisceglie con molte polemiche per la direzione arbitrale, e la Virtus Fire sconfitta a Pescara di 2 punti con il dubbio dell'ultimo canestro realizzato da Capitan Cecchetti, che anche dopo la vista del filmato era regolare ma non c'è stato concesso. Ma veniamo alla partita di oggi, due squadre che si affrontano per abbandonare l'ultimo posto in classifica, ed andiamo a vedere quali sono i protagonisti in campo. Per la Geofarma in campo ci sono con il numero 15 Calò, con il numero 7 Bastone, con il numero 8 Di Donna, con il numero 6 Musci e con il numero 16 Angelini. La Virtus risponde con Reali, Scodavolpe, De Fabritis, Pongetti e Bisconti. Ad arbitrare la partita i signori Tarascio e Arbace. Buona partita a tutti. Primo possesso Virtus Airfire con Bisconti che controlla per Marco Reali, è la prima azione d'attacco di questa partita. Si attende il movimento per De Fabritis, si ritorna su Reali, ancora per De Fabritis in angolo, tiro aperto, non va, Pongetti a rimbalzo d'attacco, fa la voce grossa, no, va il canestro di Pongetti, costo in violazione di passi nel movimento spalle a canestro, rimessa per la squadra ospite affidata al capitano Di Donna. A portare la palla Emanuele Calò, la uomo contro uomo in questo momento da ambo le parti, Bastone cerca Musci che va su Bisconti, semigancio che il canestro accoglie, vantaggio ospite 2-0 per la squadra pugliese. Marco Reali che sfrutta il pick and roll con Bisconti e Pongetti, ecco che Scodavolpe si alza con la tripla e si mette subito in ritmo, Dario Scodavolpe con la triplona del primo vantaggio Virtus Airfire, ma dall'altra parte non c'è un attimo. Calò prova a restituire la palla a un in and out controllato poi da Pongetti, Reali va a cercare Bisconti in posizione profonda, tutto facile per Luca Bisconti, senza posizione a realizzare i primi 2 punti della sua partita, +3 Virtus Airfire. E allora in difesa Bastone attacca Bisconti, si ferma sulla riga di fondo, bel gioco a due con Musci, ma Bisconti contesta il tiro, la palla non va, Scodavolpe già dall'altra parte, si arresta da tre, ancora Scodavolpe, il canestro è da 2, ma va bene lo stesso, l'Airfire a +5 dopo 1 minuto e mezzo di gioco. Ecco che dall'altra parte Di Donna batte De Fabritis e va a realizzare in sottomano, 7-4, si sta giocando ad un buon ritmo questa inizio di gara. Scodavolpe ancora Bisconti che ha posizione profonda, ottimo, gran movimento di piede perno di Luca Bisconti che manda al bar Musci e va a realizzare. Ora c'è da difendere, Musci opposto a Pongetti, Musci restituisce il gioco di piede perno e anche lui trova il fondo della retina, 3 punti il vantaggio della Virtus Airfire, 9-6 in questo inizio. Scodavolpe a menare la danza per Bisconti, per De Fabritis, si allarga il gioco, la Geofarma si è schierata ora a zona, Pongetti dal tiro libero per De Fabritis, si cerca Bisconti, 5 secondi sul cronometro, De Fabritis prende la riga di fondo, si arresta, sbaglia da sotto, rimbalzo controllato dalla Geofarma che è già dall'altra parte. Calò contro Reali, Calò ancora sfrutta il movimento, va in penetrazione, Reali molto bene a rimanere con lui, il tiro resta lì, la Virtus ha recuperato palla e Scodavolpe va in attacco, scarica per Pongetti, una serie di deviazioni, persa Virtus Airfire, 7-10 sul cronometro, Virtus Airfire 9, Geofarma 6. La Geofarma con il giovane Angelini è già dall'altra parte, Bastone si arresta dalla riga del tiro libero e realizza in palleggio arresto e tiro,
e riporta sotto i suoi colori, 9-8 in questo momento la Virtus. Viene chiamato un fallo ad Angelini, che ha trattenuto De Fabritis, che cercava di prendere la posizione. Rimessa in zona attacco Reali per Scodavolpe, che si alza ancora da tre. Dario Scodavolpe con la triplona, più 4 Virtus Erfae. Ora difesa, bastone, si arresta ancora dal tiro libero, il tiro a lungo questa volta, De Fabritis spinge la transizione, si arresta per Pongetti, Reali, ancora Pongetti, ha una mezza idea, poi va da Visconti che viene chiuso e poi c'è un bel dai e vai con Pongetti che viene fermato fallosamente da Calò. Primo fallo per Emanuele Calò e due tiri liberi per Luca Pongetti con 6-18 sul cronometro e 12-8 per la Virtus Airfire in questo primo quarto. Luca Pongetti realizza il suo primo tiro libero. Due su due per Luca Pongetti, più 6 Virtus Airfire, che prova un po' a disturbare la rimessa, ma si torna uomo contro uomo, c'è Visconti opposto a bastone, mentre Pongetti si prende cura di Musci, si cerca Musci, la palla su bastone che sulla riga del tiro libero si arresta, tira, la palla viene, rimbalza sul ferro, poi entra e più 4, il temuto bastone è stato affidato a Luca Visconti, mentre è Pongetti che si occupa dell'altro lungo Musci. De Fabritis in palleggio, interrompe il palleggio, scambia con Pongetti, penetra e scarica per Reali, 10 secondi sul cronometro, Visconti con tanto spazio per prendersi e mettere la tripla del più 7 Virtus Airfire, 17-10. Siamo già dall'altra parte, Musci va a spalla a canestro con Visconti e bel canestro in semigancio di Emanuele Musci. La Giafarma è lì a 5 lunghezze, Visconti per Scodavolpe, Scodavolpe opposto a Di Donna, si arresta ancora con Visconti, si gioca a cavallo della riga dei tre punti, Scodavolpe riesce a far passare la palla per Luca Visconti che finta, va su a tirare, Musci lo contesta fallosamente, primo fallo per il lungo Molano, due tiri liberi per Luca Visconti, ma preziosissimo di Dario Scodavolpe con un gesto tecnico veramente interessante, ha fatto passare la palla là dove non c'era più spazio. Ed ora Luca Visconti in lunetta per due tiri liberi. Il primo tiro è corto e non va. Buono però il secondo, 18-12. La Virtus sta conducendo con 6 lunghezze ed ora bisogna difendere. Angelini contro Reali, si arresta, si prende un tiro da tre che non viene premiato, rimbalza di Scodavolpe, Stefa Britis, la squadra di Origno vuole correre e ora si attacca però la difesa schierata perché la transizione difensiva di Mola è stata buona, Scodavolpe per Visconti che fallisce ma recupera rimbalzo, ricorda coordinazione, non va, si lotta rimbalzo e Angelini ha sbagliato due conclusioni, la Virtus è da sotto, la bastone va da solo contro tutti, scarica su Angelini, Di Donna, ci sono degli accoppiamenti un po' strani causa le rotazioni, bastone scarica per Musci che si fa largo e va a subire il fallo di Luca Pongetti e quindi andrà in lunetta con due tiri liberi, ci sono 4:25 sul cronometro del primo quarto, la Virtus Airfire è avanti per 18-12 ma ci sono due tiri liberi per Emanuele Musci. Realizzato il primo libero. Due su due per Emanuele Musci. Allunga un po' la difesa con Calò a dar fastidio a Reali che supera la metà campo. Aspetta il movimento dei compagni
è uscita premia Skoda Volpe, si cerca Bisconti in posizione profonda, Bisconti di Spa riapre per De Fabritis, dalla punta il tiro non va, rimbalza di Skoda Volpe che si appoggia e va a realizzare il più 6. Anche Mola vuole correre quando ce n'è la possibilità, ecco Angelini che batte Reali e poi realizza in entrata 20-16, un po' pigra la difesa virtussina che i ragazzi di Origlio stanno attaccando bene ma difendono così così. Bisconti da tre, cortissimo il rimbalzo di Angelini, Gioffarma può accorciare ulteriormente, la palla arriva a Bastone che opposta a Skoda Volpe in spalle a Canesso, si gira, tiro e il fallo è di Dario Skoda Volpe che manderà Bastone in lunetta per due tiri liberi. Primo fallo anche per Dario Skoda Volpe. Non va il primo tiro libero del numero 7 pugliese. Che però realizza il secondo. Più 3 per la squadra di Coach Origlio. 20-17 il punteggio. 3-34 da giocare. De Fabritis chiude il palleggio ma si appoggia su Reali e il fallo è di Calò. Seconda penalità per il play. Per il play pugliese, secondo fallo, quarto fallo di squadra, entra nel bonus la squadra ospite. De Fabritis riceve la palla per questa rimessa in zona d'attacco e la fida a Reali. Sì, c'è un bel movimento ma non viene premiato di De Fabritis, Reali spezza il raddoppio, si arresta, tira sulla testa di Musci e va a trovare un bel canestro Marco Reali che riporta a 5 le lunghezze per la squadra di Coach Origlio, 22-17. Musci dal tiro libero, finta, la palla torna su Di Donna contro De Fabritis che cerca di prendere la palla, viene colto in fallo Antonio De Fabritis, primo fallo di Antonio De Fabritis, rimessa in zona d'attacco per la squadra in maglia blu della Gioffarma Mola. Calò a cucire il gioco per Di Donna che passa dietro il blocco di Musci, va in penetrazione, poi si arresta, Musci tira dal mezzo angolo, si lotta a rimbalzo, Calò il più pronto di tutti a recuperare, ad offrire la palla ad Angelini. Ancora attacco contro la difesa schierata, 8 secondi, Bastone cerca di superare Bisconti, si arresta, tira e realizza ancora. 22-19 con Bastone che sugli scudi per la squadra ospite fino a questo momento, ma la Virtus è ancora avanti. Skoda Volpe fa un po' tutto da solo, poi va a realizzare un canestro incredibile Dario Skoda Volpe, prendendosi anche il fallo del numero 6 Emanuele Musci, secondo fallo per Musci e per Dario Skoda Volpe ce ne sarà per 3 perché va in lunetta. Nel frattempo Coach Origlio chiama un cambio, entra in campo il capitano Stefano Cecchetti, va a prendere un po' di fiato in panchina Luca Pongetti. Dario Skoda Volpe in lunetta per il suo primo viaggio della giornata. Completa il gioco da 3 Skoda Volpe, più 6 per la Virtus Airfire che ora va a difendere. Altri movimenti sul cubo del cambio, c'è un tiro corto di Di Donna, il rimbalzo è conquistato da Luca Bisconti che offre la palla a De Fabritis che supera la metà campo e poi offre a Reali che chiama il gioco, gioca un pick and roll con Bisconti, Skoda Volpe ma in penetrazione, perde la maniglia, perde la palla e c'è il cambio da ambo le parti. Nella nostra squadra Virtus Airfire esce Reali ed entra Federico Nozzolillo, doppio cambio in casa Mola, escono Musci e Calò, entrano in campo Biasic e De Leone. 2-0-2 sul cronometro, 25-19 per la Virtus Airfire che ora è in difesa con De Fabritis opposto a Di Donna. Di Donna offre a Bastone che si arresta, tenta un tiro lungo questa volta, rimbalza di De Fabritis e Skoda Volpe a menare le danze nella metà campo offensiva.
lob su Bisconti in posizione profonda, Bisconti solo contro due, si libera, fa spazio il totem biancorosso e va a realizzare da sotto il canestro del pivotto. Bastone, ancora si appoggiano molto su Bastone che scarica De Leone che viene chiuso, ma nel tentativo di liberarsi viene colso in chiara violazione di passi. Buono il fischio del signor Arbace che è andato a cogliere in violazione di passi De Leone. Rimessa per la Virtus Hellfire, 1:25 da giocare, palla in mano a Federico Nozzolillo, è lui ora che si occupa di cucire il gioco della nostra squadra. Cecchetti per Scodavolpe, Scodavolpe si arresta, interrompe il palleggio, De Fabritis va a cercare Bisconti, De Leone lo trattiene e Bisconti va in lunetta per due tiri liberi, 1:10 da giocare, più 8 per la Virtus Hellfire Valmontone. Cambio ancora, torna in campo Marco Reali, va al meritato riposo tra gli applausi del pubblico Dario Scodavolpe. Bisconti in lunetta con il suo primo tiro libero che trasforma. Ancora movimenti sul cubo del cambio, si prepara Pongetti mentre Bisconti ha bisogno di asciugare le mani. Eccolo pronto in lunetta per il suo secondo tiro libero, Luca Bisconti. 2-2 e esce Luca Bisconti, torna Luca Pongetti, più 10 per la Virtus Hellfire in questo primo quarto. Partenza molto buona per la squadra di Coach Origlio che ora allunga la difesa su tutto il perimetro con De Fabritis opposto a Biasic, Reali su Angelini e Nozzolillo su Di Donna, la palla arriva proprio a Di Donna, Nozzolillo lo pressa, Biasic si alza da 3 e realizza con troppa libertà, realizza Biasic ed ora siamo dall'altra parte. Pongetti per De Fabritis, De Fabritis a Cecchetti che ha pescato, ha pestato la linea laterale persa dalla nostra squadra, 40 secondi ancora sul cronometro, Di Donna a portare palla, la Geofarma può ancora riavvicinarsi, ecco De Leone, Biasic, ecco Angelini, ci sono dei blocchi che liberano Di Donna che va in penetrazione, si appoggia, coglie in fallo Antonio De Fabritis, secondo fallo per Antonio De Fabritis, cambio ancora, torna in cambio in campo Luca Bisconti. Torna in campo Luca Bisconti per Luca Pongetti, doppio cambio in casa Mola, entrano Pavone e il numero 18 Feruglio, escono De Leone e Angelini con Di Donna e Lunetta per due tiri liberi. 7 sono i punti di vantaggio della Virtus Hellfire, Di Donna sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, 0-2 per il capitano Molano, Cecchetti a rimbalzo e ultimo attacco con 17 secondi sul cronometro, c'è discrepanza tra i due cronometri, quindi la Virtus non potrà andare fino in fondo, la palla arriva a Reali che torna su Cecchetti, Cecchetti va in penetrazione, scarica su Nozzolillo che si prende un tiro da 3 che non va, il rimbalzo è conquistato dalla Geofarma che con due passaggi lancia Bastone in contropiede che sbaglia il più facile dei canestri. Si termina qui in un primo quarto di gioco con una Virtus Hellfire in vantaggio per 29-22. A risentirci dopo la pausa. Ecco.
diamo qualche punteggio. Nella Virtus Airfire abbiamo Reali a 2, Pongetti a 2, Scoda Volpe a 13, Bisconti a 12 punti. Nella squadra del Mola Musci a 10, Bastone a 7, Angelini a 2 e Biasic a 3. Squadre in campo per la ripresa del gioco. Mola in campo con Di Donna, Pavone, Bastone, Biasic e Feruglio. La Virtus Airfire con Reali, Nozzolillo, Scoda Volpe, Cecchetti e Bisconti. È la Geofarma a giocare il primo attacco del secondo quarto, con Di Donna che offre la palla a Biasic, movimento sull'arco dei tre punti per Pavone, tiratore temibilissimo. Di Donna per Biasic, palleggio, arresto e tiro contro Reali, tiro a corto, si lotta a rimbalzo, la palla cade nelle mani di Bisconti che la offre a Scoda Volpe. Nozzolillo è già dall'altra parte, attacca Di Donna, ha una finta per Reali che finta il tiro da tre e va a prendersi il fallo del numero 3 Biasic, che lo trattiene. Rimessa in zona d'attacco della Virtus Airfire, primo fallo per Davide Biasic. Romano in forza alla Geofarma Mola. È Nozzolillo a incaricarsi della rimessa, esce dai blocchi Reali, esce Scoda Volpe, è per lui il gioco. Scoda Volpe finge il passaggio a Nozzolillo, poi sfrutta il gioco con Bisconti che si allarga per ricevere sui tre punti, cerca Nozzolillo, 7 secondi per tirare. Nozzolillo si arresta, alza la parabola e si mette in ritmo con un palleggio, arresto e tiro da due punti Federico Nozzolillo, e riporta al 9 le lunghezze di vantaggio per la squadra della Virtus Airfire. Bastone, sempre lui il terminale offensivo, va in uno contro tutti, sbaglia, Bisconti recupera il rimbalzo, già dall'altra parte Nozzolillo che apre in angolo per Reali, controllo problematico, persa la palla, si è già dall'altra parte, passi di Biasic che per accelerare il movimento di ricezione ha commesso una chiarissima violazione di passi. Le squadre hanno provato ad alzare i ritmi ma sono finite fuori giri, persa Virtus, persa Mola, non è cambiato nulla. 8:52, più 9 per la nostra squadra. Reali per Scoda Volpe, ancora in possesso, si cerca il gioco per Scoda Volpe che va in linea di fondo e poi va a realizzare con un reverse. Più 11 in questo momento, la Virtus Airfire ha azzerato anche il passivo della gara d'andata. Di Donna penetra ma trova in opposizione Marco Reali, ben piazzato, fallo di sfondamento, ancora una persa per Mola. Coach Cazzorla prova a correre ai ripari con un doppio cambio, tornano in campo Angelini e De Leone, escono Feruglio e Biasic. La Geofarma, la Virtus è pronta per la rimessa, c'è da asciugare il parquet. E la palla da Nozzolillo per Reali che si incarica di superare la metà campo. Reali, c'è un doppio blocco tra Bisconti e Cecchetti che poi si allarga per ricevere. Bastone cerca di intervenire ma la palla termina fuori. Rimessa in zona d'attacco per la Virtus Airfire ma con soli 12 secondi sul cronometro per andare al tiro. L'arbitro è il signor Tarascio a consegnare la palla a Cecchetti che la offre a Scoda Volpe, contro Di Donna. Scoda Volpe in partenza va a prendersi il fallo di Di Donna. Ancora una bella iniziativa di Dario Scoda Volpe, fallo di Francesco Di Donna, secondo fallo e due tiri liberi per Dario Scoda Volpe che può allungare ancora il divario tra le due squadre. Realizza il primo Scoda Volpe. Due su due per Dario Scoda Volpe, più 13 per la Virtus Airfire con 8 minuti sul cronometro del secondo quarto. Ed ecco che si va a difendere con Nozzolillo che pressa Pavone. Angelini contro Reali, 10 secondi sul cronometro. Ancora Angelini che va a scaricare, trova però Scoda Volpe che lancia Nozzolillo, persa
per la Virtus Hellfire, time out obbligato per Massimiliano Cazzorla che interrompe tutto, ci vuole parlare sopra con 7.47 sul cronometro e la Virtus Hellfire sopra di 13 lunghezze. A risentirci dopo l'interruzione. Tornano in campo le due squadre dopo il time out, la palla è della Geofarma in rimessa dalla zona difensiva con Pavone che l'ha consegnata ad Angelini. La Virtus è schierata a zona in questo momento, Bastone si arresta dal centro della lunetta, sbaglia il tiro, rimbalzo è di Dario Scodavolpe che guida la transizione, si arresta da tre e il tiro viene sputato fuori dal ferro, rimbalzo di De Leone, ancora siamo già dall'altra parte, Di Donna rifiuta il tiro, poi prova ad attaccare Bisconti che da consumato stopper ferma l'uno contro uno con il piede. E gioco fermo, c'è da asciugare il parquet con 7.23 sul cronometro, la Virtus ha 13 lunghezze di vantaggio, 15 secondi per andare al tiro per la compagine ospite, la rimessa è affidata a Antonello Pavone da sotto canestro della Virtus, Pavone cerca Angelini che prova, si arresta, poi stava per perdere la palla ma la recupera miracolosamente, Bastone in uno contro uno con Bisconti, scarica su Di Donna che non controlla, si lascia scivolare la palla sul fondo, persa per la Geofarma che offre alla Virtus ancora una possibilità di fuga. 13 di vantaggio e palla in mano per la compagine di Coccio Riglio, serie di blocchi, la palla arriva Reali tutto solo dall'arco per prendersi la tripona, Marco Reali più 16 per la Virtus che prende il volo, Bastone ancora isolato in uno contro tutti, va in gancio, sbaglia il tiro, il rimbalzo lo premia nuovamente, Cecchetti gli strappa fallosamente la palla, fallo del nostro capitano Stefano Cecchetti, viaggio in lunetta per Nicola Bastone, cambio per la Geofarma, esce il capitano Francesco Di Donna, entra, torna sul terreno di gioco Emanuele Calò, mentre Origlio, Coccio Origlio risponde inserendo De Fabritis al posto di Federico Nozzolino. Viaggio lunetta per Bastone che realizza il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, il rimbalzo è di Stefano Cecchetti che poi, vista la pressione sui suoi piccoli, si occupa lui di superare la metà campo, la palla arriva Reali che prova il tiro, prende in riga di fondo, offre a De Fabritis per Scodavolpe che sbaglia da tre, rimbalzo catturato da Pavone, siamo già dall'altra parte con Bastone opposto a Reali, la palla gira, va nel mezzo angolo, il tiro di De Leone esce, rimbalzo ancora di Stefano Cecchetti, mani fredde in questo frangente. Il punteggio non si muove dal 38 a 23. Reali sfrutta il pick and roll, apre su Scodavolpe che cerca Bisconti in posizione profonda, lavora Bisconti di piede perno, viene chiuso dal morsa De Leone, Pavone e sull'azione di transizione Bastone realizza il meno 13 per la sua squadra. Passaggio a vuoto della Virtus Hellfire in questo momento che non ha trovato l'occasione, ben servito Reali che dall'altezza del tiro libero in arresto e tiro a realizzare il 40° punto per la compagine valmontonese, ora a più 15, bisogna difendere, troppo spazio a Bastone che si prende la tripla che non va, a presidiare e pulire le planche c'è Bisconti che apre su Reali è già dall'altra parte per Cecchetti che in penetrazione batte
bastone, ma la sua conclusione mancina non va e Marco Reali interrompe con il più classico dei falli tattici la transizione ospite. Movimenti sui cubi dei cambi, torna Pongetti al posto di Bisconti, esce Pavone e torna in campo Emanuele Musci. La rimessa, l'arbitro signor Arbace consegna a Bastone la palla per la rimessa, Angelini, Bastone ancora, ora opposto a Scodavolpe, Bastone palleggia, ora su una serie di cambi c'è Cecchetti su di lui, Bastone continua a palleggiare, si interrompe, poi scarica su Angelini, scarico ancora su Calò che tira dall'arco, non va e in azione di rimbalzo il fallo è di Dario Scodavolpe che offre un'altra possibilità d'attacco alla squadra molana. 14 secondi sul e la rimessa è affidata a Bastone, movimenti, Angelini va in penetrazione, riesce a trovare uno scarico per Musci che riapre su Angelini, tripla di Angelini a segno, canestro di Federico Angelini da 3, meno 12, 4:43 da giocare, 40-28, Scodavolpe gioca il pick and roll su Pongetti, poi lo cerca, spalle a canestro, Pongetti serve De Fabritis, Bastone da dietro va per la stoppata che però è fallosa, l'arbitro lo coglie in fallo, De Fabritis lunetta per due tiri liberi e primo fallo per Nicola Bastone. Due tiri liberi per Antonio De Fabritis, 4:35 sul cronometro del secondo quarto, la Virtus Airfire è avanti di 12 punti, mentre Coach Origlio viene richiamato per una protesta troppo plateale, viene richiamato con l'ammonizione, alla prossima protesta scatterà la grande T per Coach Origlio, mentre De Fabritis va in lunetta a realizzare il primo tiro libero. Due su due per Antonio De Fabritis ed ora c'è da difendere con Marco Reali a tampinare Angelini, Angelini si arresta, offre a De Leone che senza pensarci prova una tripla che non arriva neanche al ferro, conclusione proprio senza senso questa di Matteo De Leone fuori ritmo che regala per un nuovo possesso la palla alla Virtus Airfire. Stefano Cecchetti per De Fabritis che è opposto a Bastone, aspetta l'uscita di Scodavolpe che parte, va a prendersi il fallo di Emanuele Calò e Scodavolpe va in lunetta per due tiri liberi perché nel frattempo la squadra ospite ha esaurito il bonus e dal tavolo non arrivano belle notizie per Coach Cazzorla perché questo è il terzo fallo per Emanuele Calò. Scodavolpe in lunetta con due tiri liberi. Realizza il primo Dario Scodavolpe. Anche il secondo è a segno, si ritorna a 16 punti di vantaggio per la Virtus Airfire. C'è la palla che si cerca Bastone che è in posizione di post basso, va a giocare spalla a canestro, riapre su Calò che prova la tripla e nonostante l'opposizione di Scodavolpe la mette, 44-31. La Geofarma è lì con 13 lunghezze, cerca di rimanere in partita, ora è De Fabritis per sparare una tripla corta, il rimbalzo di Bastone che supera la metà campo e va a cercare Musci, Musci riapre su Calò, Musci è opposto a Cecchetti, Calò prende la rincorsa, va a giocare contro Scodavolpe, poi scarica su Musci, ricezione problematica, il tiro non va, Marco Reali strappa il rimbalzo e va a tutta velocità dalla parte opposta a servire Scodavolpe, c'è l'anticipo di Bastone ma la rimessa sarà Virtus Airfire, cambi ancora per Coach Origlio, torna in campo Luca Bisconti, ad uscire questa volta è il capitano Stefano Cecchetti. 19 secondi sul cronometro.
dell'attacco per la Virtus e Fire con Scodavolpe che rimette e cerca Antonio De Fabritis. De Fabritis osserva il piazzamento dei compagni, poi a front parte contro Bastone, si arresta, la palla arriva a Bisconti che dal centro della lunetta si alza e appena rientrato va nuovamente a timbrare il canestro avversario con un bel canestro. Più 15 per la Virtus Airfire che ora è in difesa. Calò contro Scodavolpe, Calò si arresta da solo, tripla, bella conclusione isolata di Emanuele Calò che trova la sua seconda tripla consecutiva. 46 a 34, più 12, mentre Bastone va a commettere uno sciocco ed ingenuo fallo su De Fabritis. Il bonus è speso, De Fabritis è in lunetta con due tiri liberi e per Bastone è il secondo fallo. De Fabritis è pronto sulla lunetta per questo suo secondo viaggio, il primo è a segno. Due su due ancora per De Fabritis, siamo a più 14. Ecco che Angelini supera la metà campo, prende un po' di spazio e va a servire il solito Nicola Bastone, spalla a canestro contro De Fabritis, bel movimento di Bastone che in arresto e tiro realizza ancora per la Geofarma il meno 12. Scodavolpe forza il ritmo, va su Bisconti, su De Fabritis che sfrutta il blocco di Bisconti, c'è Reali che chiama la palla ma Bisconti ha preso posizione profonda, si alza, sbaglia, la lotta a rimbalzo premia la Geofarma che rimetterà la palla da sotto il canestro per una nuova azione offensiva. 2.09 sul cronometro, la Virtus ha 12 lunghezze di vantaggio, Coach Origlio chiama la zona, faticano un po' ad adattarsi i giocatori, la palla arriva a Bastone che si prende un tiro da tre corto, Pongetti presidia la lotta a rimbalzi, la palla arriva a Dario Scodavolpe che guida la transizione ma Mola è rientrata molto bene, pick and roll con Bisconti che si allarga per ricevere, restituisce con un consegnato a Scodavolpe che va in uno contro tutti e con una finta apre la difesa e realizza in sottomano. Ancora Concioriglio a chiamare la zona in questo frangente, Angelini si ferma, Bastone ancora per Angelini, Musci in area, schiaccia per il backdoor di De Leone, bellissima azione alto basso tra Musci e De Leone, Musci sicuramente il migliore dei suoi fino a questo momento oltre a Bastone. Due punti facili per De Leone, la Virtus è dall'altra parte e Pongetti viene colto in fallo in attacco per un blocco in movimento. Persa per la Virtus Airfire che ora ha 12 lunghezze di vantaggio con 1 minuto e 16 da giocare in questo secondo quarto. Secondo fallo per Luca Pongetti. De Leone apre su Calò che tira ancora da 3 e realizza 3 su 3 di Calò in questo frangente che sta riportando sotto la Geofarma, il vantaggio ora è sotto le due lunghezze, 9 punti di vantaggio per la Virtus, la palla a Reali, Reali che va da Pongetti che va per De Fabritis, finta, palleggio, arresto, tiro e canestro da 2 di Antonio De Fabritis, 52 a 41, 37 secondi al termine, Musci è in posizione profonda, la palla arriva a Bastone, ribalta su Calò che è caldissimo, va ancora da Musci, Musci ribalta su Bastone che tira dal mezzo angolo, stavolta non va, il rimbalzo è di Pongetti che lo strappa anche alle mani di Bisconti e la Virtus potrà andare fino in fondo con questo ultimo attacco, Reali che gela il gioco e poi offre la palla a Scodavolpe, 7 secondi, Scodavolpe va ma perde la palla, 3 secondi al termine, Angelini tira da metà campo, il tiro non va, si chiude un bel primo quarto con la Virtus Airfire in vantaggio per 52 a 41. Per il momento è tutto dalla Tenso Struttura, a risentirci dopo l'intervallo.
Bentornati a Valmontone, dove sta per esaurirsi l'intervallo lungo. La Virtus Airfire è in vantaggio per 52-41 al termine di due quarti giocati ad un buon ritmo. Andiamo a leggere qualche numero. Nell'Airfire Virtus Valmontone abbiamo Antonio De Fabritis con 6 punti, Marco Reali a 7, Luca Pongetti a 2 e 4 rimbalzi, Marco Reali 7 punti e 4 assist. Poi abbiamo Dario Scolavolpe a quota 21 punti con 7 su 9 dal campo e 4 rimbalzi. Luca Bisconti a quota 14 con 4 rimbalzi. 2 punti per Federico Nozzolillo. Nella squadra della Geofarma Mola abbiamo Musci con 10 punti e 2 assist. Nick Bastone a quota 12 punti. Quindi abbiamo con 9 punti Calò con un bel 3 su 4 da 3, a 5 punti Angelini, quindi Biasic con 3 punti e De Leone a quota 2. Le squadre sono pronte a fare l'ingresso in campo per questo secondo tempo. Andiamo a vedere quali sono i protagonisti scelti dai due allenatori. Coach Cazzorla ha chiamato in campo Biasic, Angelini, Di Donna, Bastone e Musci. Mentre per la Virtus Airfire Coach Origlio ha scelto Reali, De Fabritis, Scodavolpe, Cecchetti e Bisconti. Il signor Tarascio sta per consegnare la palla nelle mani di Antonio De Fabritis. È tutto pronto? E si comincia questo terzo quarto di gioco con l'azione in zona d'attacco per la Virtus Airfire. È Marco Reali a chiamare il primo gioco in questo terzo quarto. Bisconti esce, la palla arriva a Cecchetti, c'è movimento sull'arco dei tre punti, Bisconti a prendere posizione, Reali lo trova, la palla arriva a Cecchetti che ha una mezza età, poi torna da Bisconti che apre su Scodavolpe, palleggio, la palla in angolo per De Fabritis che si alza, non va il tiro nella lotta a rimbalzo, l'arbitro vede un fallo di Dario Scodavolpe su Di Donna. È il terzo fallo per Dario Scodavolpe. Terzo fallo per Dario Scodavolpe. Brutte notizie per Coach Origlio. Ed ora difesa. Cecchetti col posto a Bastone. La palla arriva a Musci che prende il centro, ritorna su Di Donna che va in partenza, prende la riga di fondo ma scarica su Cecchetti. Poi il pubblico rumoreggia per un contatto un po' sospetto, Marco Reali è già dall'altra parte, la palla è su Scodavolpe che si arresta, va in penetrazione, viene fermato fallosamente dal capitano della squadra ospite Francesco Di Donna. Terzo fallo anche per Di Donna. Rimessa in zona d'attacco per la Virtus Airfire con 14 secondi per costruire un buon tiro per gli uomini di Coach Origlio. Scodavolpe scarica su Marco Reali, la palla torna a Scodavolpe che va a giocare il pick and roll con Bisconti che viene servito, va a lavorare spalla a canestro, Bisconti che si gira, gioca molto bene col perno e si fa largo e realizza due punti da sotto il totem in maglia biancorossa. Luca Bisconti ancora a difendere la Virtus, Biasic in penetrazione, tenta il reverse, non va, la palla batte sotto la struttura, la rimessa sarà per la Virtus Airfire con Luca Bisconti che offre la palla ad Antonio De Fabritis e da questi a Marco Reali che è pronto a chiamare l'ennesimo gioco d'attacco virtusino. Bisconti molto lontano dal canestro in questa ricezione, Cecchetti, Reali, la palla in angolo a De Fabritis, bruttissimo il passaggio di Reali, ancora più brutta la ricezione di De Fabritis, risultato persa per la Virtus che offre una nuova opportunità alla squadra pugliese. Bastone ora è opposto a Cecchetti, solito movimento su Musci che va spalla a canestro contro Bisconti, questa volta il fallo è di Luca Bisconti nel bel gioco spalle a canestro di Emanuele Musci. La rimessa in zona d'attacco per Immola, non viene giudicata in azione di tiro, primo fallo del pivot virtusino. La palla è nelle mani di Angelini, Angelini
osserva il movimento dei compagni, esce Biasic, opposto a Scodavolpe, ancora Angelini, movimento, esce Di Donna, De Fabritis si accoppia velocemente, Di Donna passa sul blocco, torna da Musci che va a giocare, spalla a Canesso, prova a girarsi, trova la stoppata di Visconti, scadono i 24 secondi, grandissima giocata difensiva di Luca Visconti che ha impedito il movimento a Masci, prima scusate Emanuele Musci, prima stoppandolo e poi impedendogli la conclusione. È morto così con il pallone tra le mani il tempo ed ora la Virtus è in attacco. De Fabritis, extra pass per Cecchetti che si alza da tre punti, il capitano ancora a bocca asciutta, il tiro è lungo, la palla esce, si è iniziato questo terzo parziale con mani freddissime da ambo le parti, c'è stato solo il canesso di Luca Visconti in 2 minuti e mezzo di gioco. La Virtus ora in difesa, Angelini si arresta a centro area, scarica su Bastone che si libera fallosamente di Marco Reali che aveva preso molto bene posizione, sfondamento del numero 7 pugliese che ha fatto vedere troppo il movimento con il suo avambraccio, è il terzo fallo per Nicola Bastone. Molto bravo Marco Reali a prendere posizione e andarsi a prendere un fallo. Ora Mola allunga la difesa e è Stefano Cecchetti che rimette, c'è un tentativo di pressing, la palla arriva ad Antonio De Fabritis ed è lui che va a superare la metà campo, la palla viene ora, si entra nel gioco con Cecchetti che offre a Reali, Reali aspetta l'uscita dai blocchi di Dario Scodavolpe che torna sulla riga, nel gioco dei cambi Biasic contro Visconti, pronto il raddoppio, Visconti esce, la palla a Reali che si alza da tre punti da lontanissimo perché il tempo stava scadendo, brutto attacco della Virtus, tiro allo scadere che non arriva neanche al ferro, momento di difficoltà per entrambe le squadre in questo inizio di terzo parziale che vede il punteggio sul 2-0 per la Virtus. Bastone prende la riga di fondo, Cecchetti nel tentativo di stoppare lo ferma fallosamente, l'arbitro coglie il fallo del nostro capitano, saranno 2 tiri liberi per Nicola Bastone ed è il secondo fallo di Stefano Cecchetti, 6.59 sul cronometro, Virtus Airfire 54, New Mola Basket 41 e Nicola Bastone in lunetta con 2 tiri liberi. Il primo è a segno. Due su due, si torna su 11 lunghezze da recuperare per la squadra ospite, 54 a 43 con la Virtus ora in attacco, De Fabritis per Scodavolpe che prende la linea di fondo, si arresta, va a realizzare con il fallo di Davide Biasic, bellissima iniziativa di Dario Scodavolpe che realizza con il fallo, ne avrà per 3, nel frattempo coach Origlio chiama in panchina Marco Reali e ripropone in campo Federico Nozzolillo con Dario Scodavolpe in lunetta con il tiro libero aggiuntivo da trasformare. Realizzato anche il tiro libero, 57 a 43. Uomo contro uomo ancora la Virtus con Nozzolillo ora su Angelini che offre la palla a Bastone seguito da Cecchetti, la palla arriva a Biasic che si alza dal parcheggio della terza struttura, il tiro è corto, rimbalza di De Fabritis, Scodavolpe apre per Nozzolillo che va in angolo ma non arresta il parcheggio, aspetta Visconti che va a spalla a Canesso, Visconti scarica per Scodavolpe tutto solo, si alza dall'arco a realizzare il triplone Dario Scodavolpe, +17 Virtus Airfire.
Bastone si alza dalla lunetta, il suo tiro è lungo, si lotta a rimbalzo, De Fabritis riesce a controllare, Visconti a guidare la transizione, si ferma, aspetta Scodavolpe, gli consegna la palla, Scodavolpe è caldo, va in uno contro tutti a realizzare e costringe Coach Cazzorra al timeout obbligatus. La Virtus prova la fuga sul 62-43, si scalda anche il pubblico, 5:53 da giocare. Tornano in campo i protagonisti. Tornano in campo i protagonisti. Coach Origlio conferma Nozzolino, De Fabritis, Scodavolpe, Cecchetti e Visconti. Dario Scodavolpe nel frattempo è arrivato a quota 27 punti. Dall'altra parte Angelini, Biasic, Di Donna, Bastone e Musci. Sempre uomo contro uomo le difese con De Fabritis opposta a Di Donna, Cecchetti a Bastone, Bastone parte in uno contro uno, si arresta dal centro dell'area, ma il tiro non va, il rimbalzo è del nostro capitano che apre su Scodavolpe. Scodavolpe è già dall'altra parte, la palla arriva a Nozzolillo che è lui ora a chiamare il gioco su De Fabritis. Arrivano i movimenti per Scodavolpe che va ancora in penetra e scarica, la palla arriva a Nozzolillo che non prende il tiro, va in penetrazione ma sbaglia subendo il contatto di Angelini e il rimbalzo viene preso dal giovane play avversario che poi subisce il fallo di Visconti sulla ripartenza, secondo fallo per Luca Visconti. Il classe 96, giovane Angelini, ha fatto una bella giocata, una buona giocata difensiva sulla penetrazione di Federico Nozzolillo mettendo e poi togliendo il corpo e sbilanciando la nostra guardia. Ora bisogna difendere, Biasic si alza ancora una volta da lontanissimo, tira una vera e propria mattonata, la palla è già dall'altra parte, Cecchetti va solo, finta, rifinta, poi si ferma e realizza da sotto Stefano Cecchetti con Bastone fermo perché già gravato di tre falli, non ha voluto rischiare la penalità. La Virtus ha più 19, ancora Biasic da 3, ancora una mattonata, il rimbalzo è di De Fabritis, tre conclusioni di Biasic veramente prese in maniera un po' così, siamo già dall'altra parte. Biasic opposta a Scodavolpe, De Fabritis si allarga, arresto, tiro, non va, rimbalzo di Musci, Angelini spinge la transizione, offre a Bastone che va a tirare ma viene stoppato da Luca Visconti. La palla non è buona, De Fabritis a Cecchetti che si arresta dal tiro libero, la palla non va, Angelini ancora, momento di gran confusione e Nozzolillo commette un fallo per evitare la transizione avversaria, non si accorge che c'è il bonus e Angelini andrà in lunetta con due tiri liberi, movimenti sul cubo del cambio, esce Biasic ed entra Calò, siamo sul 64-43. Più 21 in questo momento per la Virtus Airfire. L'arbitro ha qualcosa da dire a Dario Scodavolpe, gesto d'intesa tra i due. Gesto d'intesa tra i due e si va a riprendere con due tiri liberi per Angelini. C'è un po' di confusione al tavolo, pensiamo sulla segnalazione del fallo precedente, il fallo è di Federico Nozzolillo, tutto si chiarisce, primo fallo di Federico Nozzolillo e Angelini è in lunetta per due tiri di più. Assegno il primo. Due su due per il giovane play e dalla panchina Massimiliano Cazzorla chiama una zona, è una zona 3-2 quella che si trova ad attaccare ora la Virtus. De Fabritis, la palla arriva a Nozzolillo che
cerca Bisconti in posizione profonda contro Bastone, Bisconti mette la palla a terra, si gira, gancio mancino che non va, rimbalzo di Di Donna che parte in contropiede velocissimo, è tornata la Virtus ma Angelini viene lasciato solo in angolo e realizza da tre Angelini. Time out per Coach Origlio che interrompe questo mini parziale della squadra ospite, ci vuole parlare su 16 lunghezze di vantaggio per i colori biancorossi, a risentirci dopo l'interruzione. Time out esaurito, tornano in campo le due squadre, conferma il quintetto Coach Origlio con Onsolillo, Scodavolpe, De Fabritis, Cecchetti e Bisconti, dall'altra parte ci sono Calò, Angelini, Di Donna, Bastone e Musci. Uomo contro uomo per la Geofarma con Scodavolpe che chiama il gioco, c'è un doppio blocco sull'area dei tre punti, Scodavolpe a Cecchetti, si comprende al triangolo con Bisconti che va spalla a Canesso, si gira sul perno Bisconti e va a realizzare di mano mancina un appoggio facile Luca Bisconti, altri due punti per lui, siamo già in difesa, Bastone che va a spalla a Canesso con Cecchetti, si gira molto bene, tiro in arretramento e canestro per Nicola Bastone, molto bravo il numero 7 avversario che continua ad essere una spina nel fianco per la difesa virtusina. Nozzolillo cerca Bisconti, Bisconti esce in palleggio, ma poi cede ancora a Nozzolillo, finta tiro da tre, prende la riga di fondo, scarica su Cecchetti, 4 secondi sul cronometro, si butta dentro Cecchetti, si arresta, tira e a fil di sirena va a trovare il canestro del più 18 Stefano Cecchetti, 2.40 da giocare, Musci attacca Bisconti, si gira molto bene, semigancio non premiato dagli dei del basket, il pallone viene sputato fuori dal ferro, rimbalzo di De Fabritis, è a zona ora la squadra molana con Scodavolpe che offre a Bisconti, Bisconti a De Fabritis, ancora Scodavolpe, Nozzolillo in angolo, parabola, realizza Nozzolillo ma i suoi piedi erano sulla riga, canestro da 2 più 20 Virtus Airfire, zingarata di Calò che realizza in conclusione mancina più 18, 2 minuti ancora al termine di questo terzo quarto, Scodavolpe a Cecchetti, si alza con la finta, ancora Nozzolillo, ancora dall'arco, questa volta il tiro è corto, De Fabritis prende il rimbalzo, vuole ricominciare, Cecchetti, Nozzolillo, Bisconti in posizione profondissima, bellissimo passaggio a terra per Cecchetti che batte il suo avversario con una finta e va a realizzare assist di Bisconti, canestro di Cecchetti, ancora più 20 per la Virtus Airfire. È Di Donna che va in penetrazione e va a prendersi il fallo, pensiamo di Stefano Cecchetti, così è, numero 19, blocco irregolare, 2 tiri liberi per Di Donna, cambio Virtus Airfire, esce Luca Bisconti, torna Luca Poncetti, terzo fallo per il nostro capitano Stefano Cecchetti e viaggio in lunetta per Francesco Di Donna. Che realizza il primo dei due tiri liberi. Sbaglia il secondo, il rimbalzo viene contestato, ma l'ultimo tocco è di Dario Scodavolpe. La rimessa è in zona d'attacco per la squadra pugliese. Sorridono Musci e Scodavolpe. Scodavolpe non è convinto di questa decisione arbitrale, ma tant'è. La rimessa in zona d'attacco per la squadra pugliese, la palla arriva a Calò controllato da Nozzolillo, la palla arriva ancora a Bastone, Bastone per Musci che si è liberato bene ma perde la maniglia, la palla finisce a Nozzolillo che guida la transizione, poi si ferma e Scodavolpe che mena le danze in questo momento, si arresta, finta il tiro e l'arbitro interrompe tutto mentre Nozzolillo andava a segnare da tre, pesca in fallo Calò su Luca Poncetti,
fallo, quarto fallo per il play pugliese, rimessa in zona d'attacco per i nostri colori. E in questo momento con 1.08 sul cronometro anche Mola entra in bonus. La rimessa di Scodavolpe che scambia con Poggetti, Nozzolillo, Cecchetti che mette la palla a terra, Peretta scarica per Scodavolpe, tutto solo dall'arco a realizzare da due Dario Scodavolpe, aveva i piedi sulla linea, dall'altra parte Bastone tenta una prodezza, non va, fallo di Angelini e Scodavolpe se ne va in lunetta per due tiri liberi. 50 secondi da giocare, più 21 per la Virtus Airfire, cambio, torna in panchina Antonio De Fabritis e al suo posto torna in campo Marco Reali, secondo fallo per il giocatore di Mola. Dario Scodavolpe a lunetta, è uscito Calò, è tornato in campo il numero 19 Matteo De Leone, sbaglia il primo tiro libero Dario Scodavolpe. Che però realizza il secondo, più 22 per la nostra squadra, 75-53, 48 secondi da giocare, Angelini chiama il gioco per Di Donna che si mette in proprio, poi va da Bastone, Poggetti lo anticipa, gli strappa la palla, Cecchetti supera a metà campo, si va un po' a mettere nei guai, poi trova lo scarico per Nozzolillo, non può andare fino in fondo la Virtus con questa palla, Cecchetti viene in partenza sulla riga laterale, pesta la riga, persa per Cecchetti, pronto il cambio per Coccioriglio, torna in campo Luca Bisconti, 25 secondi da giocare, stavolta è Mola che non potrà andare fino in fondo con questo possesso. Angelini che chiama il gioco opposto a Marco Reali, entrambe le squadre sono in bonus, è molto importante difendere questa azione difensiva per la Virtus. Poggetti aggredisce Bastone che si riesce a liberarsi, gioca in uno contro uno con Bisconti, bel blocco di Musci in area e Bastone arriva fino in fondo, Scodavolpe sull'ultima sirena prova un tiro da tre che non va, termina qui il terzo quarto, il tabellone dice Virtus Airfire 75 Geofarma Mola 55. A risentirci dopo l'ultimo intervallo. Squadra in campo per l'ultimo parziale, la Virtus ha 20 lunghezze di vantaggio. In campo Coccioriglio sceglie Reali, Scodavolpe, Nozzolillo, Poggetti e Bisconti. Dall'altra parte ci sono Di Donna, Angelini, De Leone, Feruglio e Bastone. È Mola che ha il primo possesso di questo ultimo parziale. Angelini si alza da tre, sbaglia, Scodavolpe contesta il rimbalzo che poi finisce nelle sicure mani di Luca Poggetti, predica calma Coccioriglio, non bisogna avere fretta, bisogna giocare e mantenere il margine sopra gli 11 punti per la Virtus. Nozzolillo prende un tiro, rimbalzo e preda di Bisconti che esce su Scodavolpe, 10 secondi ancora, Scodavolpe mette la palla a terra, 9, 8 secondi, pick and roll, Scodavolpe a Nozzolillo, Nozzolillo va in penetrazione, scarica ancora, persa della Virtus Airfire, ma il cronometro si è resettato, molto bene, la palla arriva su Bisconti, Reali, c'era stato il cambio di possesso, ottima la giocata del tavolo questa volta, Scodavolpe va in palleggio, si arresta sulla riga del tiro libero, il tiro non va, Poggetti si attacca malamente al ferro, l'arbitro resetta tutto e con 8.59 sul cronometro la palla torna nelle mani pugliesi con Bastone a cercare Di Donna. Sempre 20 punti di vantaggio della Virtus Airfire in questo inizio di quarto quarto, sono rimasti 8 minuti da giocare, Angelini va in palleggio ma non batte Reali, Bastone perde la palla a terra, si libera molto bene di Poggetti e va a realizzare in conclusione Mancina,
il meno 18. Siamo già dall'altra parte. Nozzolillo vuole riflettere, poi si avvicina su Bisconti che consegna a Scodavolpe. Scodavolpe gira intorno al blocco di Bisconti, ancora Nozzolillo, lob per Bisconti che riceve, palla contesa, si rifugia in palla contesa il numero 19 De Leone, si riprende con la rimessa in zona d'attacco della Virtus perché la freccia premia i nostri colori, ma ci sono solo 7 secondi per andare al tiro. Scodavolpe rimette per Bisconti che lavora di piede perno, si libera di Ferugli e va a realizzare un gran canestro fuori equilibrio. Ancora Luca Bisconti a dettare legge nel pitturato e a riportare a 20 le lunghezze per la nostra squadra. Bastone, palleggia resto e tiro in faccia a Bisconti, non va. Il rimbalzo è preda di Scodavolpe che abbassa il ritmo, vuole giocare anche con il cronometro. Ecco che si arresta sulla riga dei tre punti, la palla arriva a Reali, ancora Pongetti che si arresta da tre punti, non va il suo tiro, il rimbalzo è di Bastone che è già pronto dall'altra parte ad accelerare, la palla viene scaricata su Angelini che prende la riga di fondo, tenta un problematico passaggio dietro la schiena, capisce tutto, Reali prima e Scodavolpe poi, Scodavolpe che chiama gioco. Ancora Pongetti per Scodavolpe, Scodavolpe parte e va a prendersi la chiamata dell'arbitro, il fallo è del numero 8 di Donna, c'è un cambio da ambo le parti, esce Dario Scodavolpe a prendere fiato, rientra Antonio De Fabritis, dall'altra parte fuori Bastone ed Angelini, dentro Pavone e Calò. La rimessa in zona d'attacco per la Virtus Hellfire con 7:21 sul cronometro. Ecco che la palla è arrivata ad Antonio De Fabritis che mette la palla a terra, gioca contro Di Donna, passa sul blocco di Bisconti. Bisconti viene, prende posizione, viene servito, ma l'arbitro cancella tutto perché Ferruglio ha trattenuto fallosamente il nostro pivot. C'è un fallo e la Virtus andrà a rimettere la palla in zona d'attacco con ancora 14 secondi da giocare. Bisconti aspetta il movimento dei compagni, la palla arriva a Reali, ancora su Bisconti che ha posizione profonda, De Fabritis si arresta, prende da tre, il tiro è corto e il rimbalzo è di De Leone, la si è già dall'altra parte con Pavone che si arresta, tenta un semigancio che non va, si lotta a rimbalzo, esce dominatore Bisconti tra gli applausi del pubblico belmontonese. La palla è già nelle mani di De Fabritis e Marco Reali che chiama gioco, 13 secondi ancora sul cronometro, Reali sfrutta il blocco di Bisconti, De Fabritis prende la penetrazione, prende il fallo di Di Donna, Di Donna dovrebbe essere al quinto fallo, così è, primo giocatore ad uscire per 5 falli, il capitano Francesco Di Donna, una partita anonima per lui oggi, torna in panchina, al suo posto rientra il giovanissimo Federico Angelini, classe 96, De Fabritis ha servito Marco Reali, Bisconti, bel movimento backdoor di Reali, ma la palla è troppo lunga, non c'è la ricezione, c'è un piccolo passaggio a vuoto della Virtus. Ora in attacco, ma i ragazzi di Coccioriglio riescono a mantenere le 20 lunghezze di vantaggio. Ecco Calò che chiama il gioco, movimento di pick and roll continui con Ferruglio prima e De Leone poi. Calò va in palleggio, poi gli arbitri fischiano perché Luca Pongetti ha fatto un intervento da stopper non lecito nel basket, ha interrotto con i piedi, si rimette con Calò e 13 secondi sul cronometro dei 24, Calò opposta a De Fabritis si arresta, prende un tiro da tre che balla sul ferro, batte sul ferro, rimbalzo ancora di Luca Bisconti che sta veramente dominando nel pitturato il totem biancorosso, Reali, Pongetti, alto basso per Bisconti che si arresta, va
in sospensione, tira la palla, gira sul ferro, non c'è il gioco da tre punti perché la palla esce, ma Visconti andrà in lunetta perché il numero 18 Feruglio ha commesso fallo e torna in panchina con due penalità a carico. Coach Cazzorla richiama Emanuele Musci in campo, Luca Visconti è lunetta per due tiri liberi, 5:45 da giocare, più 20 per la Virtus Airfire che diventa più 21 con il canestro di Luca Visconti. E sono più 22, 79-79 a 57, 5:42 da giocare. Coach Origno chiama a gran voce la difesa, Angelini va in palleggio ancora su Calò, la palla gira per linee esterne, si cerca Musci sotto canestro, cerca il passo d'incrocio, si libera bene di Visconti, poi trova il canestro con una conclusione in semigancio Mancino, sicuramente uno dei più positivi Emanuele Musci per i suoi colori. Pongetti va in azione di attacco e va a prendersi un fallo, va a prendersi il fallo del numero 19 De Leone. Cambio Virtus Airfire, esce Nozzolillo, torna in campo Dario Scodavolpe e Luca Pongetti va in luna per due tiri liberi. Coach Origno accoglie in panchina con un sorriso Federico Nozzolillo, sicuramente contento della prova della sua guardia oggi. Luca Pongetti fallisce il primo tentativo dalla lunetta. Ma mette il secondo e tocca quota 80 la Virtus Airfire, 80-59 dice il tabellone. Calò per Angelini, salto alto il rumore delle trombe, Musci tenta un improbabile tiro da fuori, si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è di De Leone, la rimessa è per la Virtus e il tifo si fa sempre più caloroso qui alla Tenso Struttura. Reali ha ricevuto la palla e si appresta a superare la metà campo, Marco Reali che gira intorno a Visconti che aspetta l'uscita di De Fabritis che prende bel blocco di Pongetti, la palla non va nella conclusione da tre di De Fabritis, rimbalzo di De Leone, Angelini spinge la transizione, fallo di Dario Scodavolpe, dovrebbe essere il quarto fallo del nostro giocatore, così è, quarto fallo per Dario Scodavolpe, primo fallo in questo quarto quarto per la Virtus Airfire. Pavone da sotto canestro si appresta alla rimessa, stenta a trovare un uomo libero, poi Calò si fa ingolosire dalla palla, De Fabritis lo colpisce, c'è il fallo per Antonio De Fabritis e Coach Origno prontamente chiama cambio, toglie dalla partita Dario Scodavolpe che ha 4 penalità e rimette per l'azione difensiva Federico Nozzolillo. Terzo fallo nel frattempo anche per Antonio De Fabritis. C'è Reali a contestare la rimessa, la palla a Calò che sulla pressione di De Fabritis la perde, recuperata dalla Virtus con il signor Arbace pronto a consegnare la palla nelle mani di Antonio De Fabritis che la rimette in gioco per Marco Reali. Mancano 4 minuti e 36 secondi, più 21 per la Virtus. De Fabritis cerca Pongetti, Pongetti per Reali, per Nozzolillo, Visconti ha preso posizione, viene servito, ancora è spalla a canestro, Visconti mette la palla a terra contro Musci, si gira sul destro, tiro complicato, ma le mani di Luca Visconti sono educatissime e va a trovare un altro canestro molto molto difficile quanto importante. Si torna a difendere, Angelini interrompe il palleggio, si cerca Musci che supera Pongetti e va ad appoggiare da sotto, ribadiamo sicuramente il migliore dei suoi il lungo Emanuele Musci,
che è andato a punire un tentativo di anticipo andato male da Poncetti. Nozzolino prende un tiro da tre che non va, il rimbalzo di De Leone, la palla arriva a Pavone che finta il tiro poi parte, scarica su Musci, ancora lui che tira dal tiro libero, il rimbalzo deviato da Poncetti finisce a Nozzolillo, ultimi tre minuti con 21 lunghezze di vantaggio per la Virtus Airfire con Poncetti che serve De Fabritis, la palla arriva a Marco Reali che gioca un pick and roll laterale con Poncetti, ancora Reali che non interrompe il palleggio, si prende una tripla che non va, Poncetti contesta il rimbalzo che però finisce sulle mani di Pavone, transizione ospite Angelini, palleggio, arresto, tiro, non va, De Fabritis vola altissimo a controllare il rimbalzo, 21 di vantaggio ed ora c'è... Non abbiamo capito cosa sia successo, cosa ha fischiato l'arbitro. Nel frattempo cambi, esce Poncetti, rientra Cecchetti, esce Angelini, rientra Biasic. 2:52 alla fine, la rimessa in zona d'attacco per la Virtus Airfire, l'ultimo tocco era stato di Pavone. Ci eravamo interrotti un attimo perché non avevamo visto l'ultimo tocco. Ora è Reali che offre a Nozzolillo, Nozzolillo che gira intorno al blocco di Bisconti, si arresta, perde la palla quasi, la offre a Bisconti che prende un tiro da tre che scheggia il ferro, ma Cecchetti prende il rimbalzo e segna con la mano mancina. Segna con la mano mancina il più 23, calò in penetrazione, c'è il fallo di Marco Reali che manderà in lunetta il play avversario, cambio, torna in campo Dario Scodavolpe in luogo di Antonio De Fabritis, 84-61 per la Virtus Airfire con 2 minuti e 25 ancora da giocare, calò in lunetta per due tiri liberi, non va il primo tiro libero. A segno il secondo, Reali va a superare la metà campo, è importantissimo cercare di realizzare ancora, Scodavolpe, Reali, Reali penetra, scarica su Cecchetti che rimette la palla a terra, va in penetrazione il suo tiro, entra ed esce, rimbalzo ancora di Musci per Calò che ritorna la palla al pivot che scarica su De Leone che realizza da sotto il meno 22, 1:57 da giocare. La Virtus e Scodavolpe va a prendersi il fallo di Biasic e si porta in lunetta per due tiri liberi. Sale l'urlo Virtus, Virtus del palazzo, la squadra di Coccioriglio vede il avvicinarsi il traguardo con Dario Scodavolpe in lunetta per due tiri liberi. Realizza il primo Dario Scodavolpe che anche oggi ha dato sfoggio della sua grandissima classe. Ancora Scodavolpe che sbaglia il secondo tiro libero. De Leone prende il rimbalzo, offre a Calò, più 21 per la squadra di casa. Calò per Musci, Musci per Biasic che va in palleggio opposto a Scodavolpe, la palla a De Leone, Musci cerca di l'azione d'attacco alla squadra ospite e Nozzolillo, Federico Nozzolillo va a spendere l'ultimo fallo disponibile per la sua squadra, è il suo secondo personale, Pavone lo aveva battuto, stava penetrando e ci saranno ancora 14 secondi sul cronometro per l'attacco della squadra ospite che ha 21 punti da recuperare. La Virtus, ricordiamo che ha perso la partita di andata di 11 punti. Calò scarica De Leone che va in palleggio, parte in palleggio, ma la sua partenza è viziata dalla violazione chiarissima di passi, quindi persa e la Virtus
con Dario Scodavolpe ancora a chiamare l'ennesimo gioco d'attacco. Ecco che esce Cecchetti, che vede davanti a sé una tossata, penetra e va ad infrangersi contro Musci, che abbassa la mannaia e manda il nostro capitano in luna per due tiri liberi. 1-0-8 da giocare. Terzo fallo per Musci. E il nostro capitano Stefano Cecchetti è in lunetta per due tiri liberi. Raccoglie la concentrazione il nostro capitano e realizza il primo tiro libero, più 22 per i nostri colori. Che diventano 23 con questo canestro. La 1-0-6, non è in discussione il successo finale, ma bisogna solo vedere lo scarto, perché la Virtus doveva recuperare 11 punti, in questo momento ne ha 23. Luca Bisconti commette fallo e manda Musci in lunetta per due tiri liberi, perché c'è il bonus speso. Bisconti è al suo terzo fallo. Musci realizza il primo tiro libero. Realizza anche il secondo, 87-66, ci sono 50 secondi ormai da giocare. Scodavolpe a Cecchetti, Reali è in angolo, parte da tre punti, il tiro è dentro fuori, il rimbalzo è preda di Pavone, che apre su Calò, Calò supera la metà campo, salgono alti i cori dei tifosi valmontonesi, la Virtus ha vinto e possiamo dirlo, sta per ribaltare anche il doppio scontro, il doppio confronto, con una partita veramente maiuscola oggi. Musci, spalle al canestro, non va, non è buono questo canestro, perché è suonata la sirena e i due coach premiano il vivaio delle due squadre. Entra in campo Marco Stimolo, classe 2000 per la Giofarma Mola, ed entra in campo anche Pietro Insero, classe 99 per la Virtus Highfire Valmontone. 16 secondi da giocare. Scodavolpe vuole giocare, chiama lo schema, coach Origno vuole l'ultimo tiro. I due ragazzi, Insero è opposto a Stimolo, Scodavolpe a Reali che si alza da tre a mettere il punto esclamativo, Marco Reali, la Virtus Hellfire Valmontone batte per 90-66 la Geofarma Mola, ribalta il risultato della partita di andata e mette, fa un bel passo avanti verso la salvezza e verso le posizioni che più tranquille della classifica. Molto bene i ragazzi di coach Origno, che hanno giocato con molta intensità fin dalle prime battute, molto concentrati oggi e non hanno veramente dato spazio alla compagine ospite. Andiamo in chiusura di trasmissione, andiamo a dare i risultati, i punteggi. Per la Virtus Hellfire abbiamo 6 punti per Antonio De Fabritis, 10 per Marco Reali, 3 per Luca Pongetti con 5 rimbalzi, 33 per Dario Scodavolpe con 11 su 15 dal campo, 24 per un altro strepitoso Luca Bisconti con 6 rimbalzi. Quindi abbiamo 4 punti per Federico Nozzolillo e 10 punti per il nostro capitano Stefano Cecchetti. Dall'altra parte 16 punti per Musci, 20 per Bastone, 1 per Di Donna, 12 per Calò, 10 per Angelini, 3 per Biasic e 4 per De Leone.
dalla Tenso Struttura di Valmontone è tutto, ribadiamo il risultato finale, la Virtus Airfare Valmontone ha battuto per 90-66 la Geofarma di Mola, è tutto, arrivederci alla prossima.